nasce l'idea di organizzare in qualità di capofila di Officina Contemporanea questo convegno attraversare la città che ha approfondito i temi della cultura e del territorio, delle prospettive future e delle esperienze. Beh, nasce da una necessità di formazione anche nostra, cioè la volontà degli operatori culturali di confrontarsi con figure vicine a noi o anche, come dire, provenienti da esperienze differenti, quella più economica, turistica, del design, piuttosto che con gli artisti stessi. E abbiamo cercato di affrontare una serie di problematiche che hanno come cuore la possibilità della cultura come elemento rigeneratore o comunque di formazione di una nuova identità della città e con quali sistemi, con quali metodologie e anche con quali prospettive. Credo che sia stata una giornata estremamente impegnativa, attorno alla quale sono girate delle voci molto diverse tra loro, ma che hanno portato ad un concetto fondamentale: la cultura come non elemento da consumare in fretta e velocemente, ma la cultura come elemento per crescere nell'attenzione, nell'ascolto e anche nella ridefinizione di un nuovo modo di guardare e di vivere il territorio, sia dall'interno, cioè dagli abitanti, sia anche da chi arriva come turista e che quindi accosta le nostre istituzioni per degli eventi temporanei.